Seconda edizione del torneo Fair Play a Coverciano, organizzato da FIGC e Firmo, nel nome dello sport e della lotta all'osteoporosi. Le quattro squadre che si sono disputate il torneo hanno avuto il piacere di conoscere da vicino un testimonial d'eccezione che è sempre presente a queste manifestazioni, Paolo Rossi, l'indimenticato campione del mondo, eroe di Spagna del 92. Presenti anche i genitori di Raffaella Becagli, a cui è intitolata la Fondazione Firmo. Il torneo si è giocato in una bella giornata primaverile tra la San Pier d'Arinese 1946 di Genova, D'Annunzio Calcio di Pescara, Catania Calcio e Crescentinese di Vercelli. E, inutile dirlo, è stato disputato nel più completo rispetto del fair play. L'evento ha anche un significato concreto. Il ricavato, infatti, andrà a finanziare una borsa di studio assegnata alla ricercatrice Valentina Vitale del Dipartimento di Medicina Interna dell'Università di Firenze. Il nome Fair Play evoca correttezza agonistica in campo e correttezza alimentare a tavola, cioè gioco nel rispetto dell'avversario ed equilibrata alimentazione che garantirà ai ragazzi una buona salute delle ossa per il resto della vita. L'elemento calcio è quindi basilare per una sana alimentazione. Non a caso le aziende che hanno sostenuto l'iniziativa sono le stesse che accompagnano la nazionale italiana ai campionati del mondo di Johannesburg ed hanno prodotti contenenti calcio, dalla Nutella Ferrero ad acqua Oliveto, da mucchi latte di Firenze all'olio di prima qualità delle fattorie Petrini. Nel libro L'osteoporosi non ce la voglio avere, la professoressa Brandi spiega in dettaglio cosa mettere in tavola e dà preziosi consigli ai ragazzi e alle donne che sono i soggetti più sensibili alle patologie delle ossa. Siamo un nucleo di entusiasmo. Il Catania Calcio è risultato il vincitore della doppia competizione e si è aggiudicato il trofeo. Ma cosa ancora più importante per questi giovani è stata quella di affondare i tacchi delle scarpette, almeno per una volta, nei mitici campi di Coverciano, dove hanno corso i migliori giocatori della nazionale azzurra. Una esperienza indimenticabile.